Esaminiamo ora i casi in cui nella principale o reggente c'è un tempo storico. Nella frase cum tecum essem felix eram, felix è la principale. Nella principale abbiamo un imperfetto indicativo, un tempo storico. Eram, ero felice. Nella subordinata cum tecum essem troviamo un imperfetto congiuntivo. L'imperfetto congiuntivo è usato per esprimere un rapporto di contemporaneità tra due o più azioni e o situazioni quando nella reggente o principale c'è un tempo storico. In questo caso, in prima battuta, traduciamo la subordinata con il cum narrativum con un gerundio semplice. Ero felice essendo con te. Anche nella frase cum tecum fuissem felix eram, la principale felix eram è all'imperfetto indicativo, un tempo storico. Nella subordinata cum tecum non fuissem abbiamo il più che perfetto congiuntivo fuissem, che indica una condizione o situazione anteriore nel tempo rispetto a quella della principale. In prima battuta, quindi, traduciamo il cum narrativum con un gerundio passato. Essendo stata con te, ero felice. Ricapitolando, se nella reggente o principale abbiamo un tempo storico, per esprimere la contemporaneità useremo l'imperfetto congiuntivo, per esprimere l'anteriorità il più che perfetto congiuntivo. That's all, folks.